Ciao a tutti amici, bentornati su un nuovo video tutorial dei prodotti Equo. Oggi sono qui con voi per parlarvi di Salino CA e MG Reactor Liquid. Questo prodotto fa parte della famiglia degli integratori marini e come prima cosa andiamo sempre ad analizzare il suo packaging e vediamo come Equo contraddistingue con questo logo la famiglia degli integratori marini. E oltretutto andiamo ad analizzare anche la striscia superiore di colore totalmente azzurra che ci va ad indicare che è un prodotto esclusivamente per acquario marino. Bene, e dopo aver fatto una prima infarinatura andiamo a vedere che cos'è Salino CA e MG Reactor Liquid. Salino CA MG Reactor Liquid è stato sviluppato per consentire il mantenimento delle concentrazioni ottimali di calcio, magnesio, potassio, stronzio, boro, carbonati e tutti gli elementi traccia, senza dover ricorrere all'utilizzo di un vero reattore di calcio, anche in quegli acquari di barriera ricchi di coralli e di alghe calcaree. È una soluzione ionica bilanciata e concentrata di facile assorbimento. Salino CAMG Reactor Liquid è stato studiato per essere utilizzato in acquari privi di reattore di calcio. Grazie alla composizione arricchita in magnesio, è in grado di contribuire alla stabilizzazione in acquario di entrambi gli ioni, grazie alla sua peculiare formulazione, ottenuta mediante l'utilizzo di composti di calcio e magnesio di differente composizione e natura. Salino CA e MG Reactor Liquid è caratterizzato da un'elevata solubilità e un'altissima resa che permette quindi di ottenere stabili e riproducibili concentrazioni di calcio e magnesio. Inoltre, grazie all'elevata purezza dei suoi costituenti, non determina il rilascio di fosfati e silicati in acquario. Bene, dopo aver visto che cos'è, andiamo anche a vedere perché viene utilizzato in acquario marino. Il magnesio e il calcio sono due elementi essenziali per la biologia degli organismi marini, nonché due dei principali componenti dell'acqua marina naturale. Gli ioni calcio, in particolare, possono essere considerati dei veri e propri mattoni, che quando combinati in soluzioni con gli ioni carbonato, permettono la crescita delle strutture scheletriche dei coralli e altri invertebrati nelle naturali barriere coralline, così come in acquario. Entrambi gli ioni inoltre sono coinvolti nei complessi equilibri che regolano il pH e l'alcalinità all'interno degli acquari. Dopo aver visto che cos'è e perché viene utilizzato in acquario marino, adesso andiamo a vedere anche come si utilizza in acquario. Agitare il flacone e versare 5 ml di Salino CAMG Reactor Liquid ogni 100 litri d'acqua, una o più volte alla settimana. Il dosaggio può essere modificato in base alle proprie necessità. Ultima cosa ci domanderemo sempre, in che confezioni lo possiamo trovare nei negozi? Nei negozi lo troveremo in flaconi da 100 ml, 250 ml, 500 ml o altrimenti in tanichette da 2 litri e mezzo o 5 litri. Vi ricordo che nel sito della Equo potrete trovare sempre la scheda di sicurezza del prodotto, di ogni prodotto. E io vi ringrazio per avermi seguito nuovamente e vi invito ad andare a vedere un altro video tutorial dei prodotti Equo. E ci vediamo al prossimo video. Buon riff a tutti. Ciao amici!